Roma, è morto oggi l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin. Aveva 75 anni. Arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina Cagliari, 3-0. Nominato arbitro internazionale nel 1978, rappresentò l'Italia al campionato mondiale di calcio 1986 e in quello di Italia 90. Nel 1980 era stato insignito del prestigioso premio nazionale Giovanni Nardo. Tra il 1990 e il 1992 è stato ricoperto il ruolo di commissario della FANCI, prima di lasciare l'associazione. Nel 2006 fu nominato commissario straordinario dell'Associazione Italiana Arbitri. Il presidente dell'AIA Marcello Micchi e il vice Narciso Pisacreta, si legge in una nota dell'AIA. Insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al responsabile del settore tecnico arbitrale Alfredo Portalange e ai responsabili degli organi tecnici nazionali.